a tutti, sono BarbieXanx e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week, rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa guardare questa sera, tranquilli, ci pensiamo alle di Screen Week. E oggi vi parlerò di un classico romantico, il cui episodio 1 aveva conquistato già diversi fan, ma oggi vi parlerò del 2, e sto parlando di The Kissing Booth 2, il film di Netflix. Una commedia perfetta se volete vedere un film romantico, ma il 2 sarà all'altezza del primo? Lo scopriremo insieme. Prima di iniziare però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto, così da attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video di Screen Week. Inoltre, le rubriche di Screen Week non sono disponibili solo in formato video, ma sono disponibili anche in formato podcast e ci trovate tutti su Spotify, trovate tutti i link qui sotto. The Kissing Booth 2 riprende la storia tra Elle e Noah, ma molte cose stanno cambiando. Mentre il ragazzo è partito per l'università, Elle dovrà affrontare l'ultimo anno del liceo, travolta completamente tra le paure per il futuro, così come le paure e le insicurezze per la relazione a distanza con Noah. L'ultimo anno diventerà sempre più confusionario quando a scuola arriverà un nuovo ragazzo, Marco, un ragazzo irresistibile che sembra conquistare tutti, tranne Elle. E se la relazione a distanza tra Elle e Noah sembra inizialmente funzionare, diciamo che le insicurezze prendono la meglio sulla ragazza, che inizia a diventare insicura e sempre più incerta della fama da casa nuova del ragazzo. Le insicurezze avranno la meglio e Elle rimarrà totalmente ingabbiata in una rete di bugie. Come andrà a finire il film? Lo scoprirete guardandolo, perché qui come al solito non si fanno spoiler. Ma com'è The Kissing Booth 2? Più carino del primo oppure no? The Kissing Booth 1 era piaciuto moltissimo al pubblico, però onestamente a livello tecnico aveva qualche pecca. Invece The Kissing Booth 2 pensa proprio di fare un upgrade per quanto riguarda quell'aspetto. Si presenta in una veste molto più fresca, con una regia dinamica e soprattutto un montaggio introduttivo molto più calzante. Il film sembra essere diretto principalmente alla generazione Z e sembra proprio tentare di introdurre il film con quel linguaggio, ovvero quei video veloci da digerire come le Instagram Stories, i video di TikTok. Tenta quindi di presentarsi a quel pubblico con un linguaggio estremamente simile. Il film introduce un nuovo personaggio, tenta di creare anche nuove storyline, però diciamo che il suo forte non è proprio la narrazione e l'intreccio. I personaggi sono spesso abbozzati, stereotipati, e quasi tutte le storyline sembrano poi rimanere ingabbiate in un loop di esito abbastanza prevedibile. Se avete amato il primo film, probabilmente potrebbe piacervi anche questo. The Kissing Booth 2 secondo me è perfetto se avete voglia di qualcosa di romantico e se vi è piaciuto il primo. Altrimenti potrebbe non essere il film perfetto per la vostra serata. Questa era la mia opinione. Voi, se l'avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto. Prima di salutarci però non dimenticate di iscrivervi a tutti i canali social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono BarbieXanx, se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cinema, ci vediamo sul mio canale, ovvero BarbieXanx. Grazie mille per essere stati con me.